una squadra di calcio non può prescindere dai suoi finalizzatori. Se la Juve dal 6 gennaio in poi non ha avuto nessun giocatore di ruolo, tranne Del Piero, che si è anche sacrificato molto, e quindi è chiaro che abbiamo pagato un po' questa vicenda. Appena abbiamo riavuto o siamo intervenuti in senso giusto, la squadra ha prodotto un calcio buono oggi, ma l'ha prodotto anche a Palermo, insomma, no? Finalizzando, avendo situazioni da gol importanti e concretizzando in maniera diversa da quando non hai giocatore di ruolo, cosa che prima accadeva, perché prima con Iaquinta, con Quagliarella, con De Piero, la squadra ha sempre prodotto grandi situazioni di gioco su tutti i campi d'Italia. Più inserimenti senza palla da parte dei due centrocampisti, Marchisio e Aquilani, più pressione sui portatori di palla loro, ci giocavamo un pochino più alto del solito. E con Matri, che ha caratteristiche per poter fare la prima punta, e con Martinez fino a quando è stato bene, e con Krasic, che si giungevano un po' per allargare la zona del Cagliari e potersi inserire. Infatti il primo tentativo di Matri è venuto da un inserimento, da un passaggio di Marchisio e con l'inserimento di Aquilani comunque, no? Che ha fatto da velo, e quindi poteva giocare così, come la squadra può in certi momenti con le altre strutture giocare con il 4-1-3-2, che mi sembra sia anche un prodotto che può attuare in corso, perché ha giocatori che possono adeguarsi in certi ruoli.